Purtroppo la partita doveva essere così, abbiamo giocato bene, abbiamo cercato di fare tutto in campo, però la situazione è stata così, dovevamo perdere, non è che abbiamo demeritato, però è successo così. Guardiamo in avanti, la prossima partita e cerchiamo di vincere. Adriatico sta diventando maledetto per il Pescara. Erano arrivate le sconfitte casalinghe con il Parma, con il Carpi. Oggi è arrivata anche la sconfitta con l'Empoli. In casa non riuscite a far punti. Ma è normale che i tifosi si arrabbiano così quando giochiamo, perdiamo. Soprattutto loro devono aiutare la squadra, perché quando i giocatori giocano in campo. Avete avvertito un ambiente ostile anche oggi, comunque? Sì, perché noi giochiamo per noi stessi e cerchiamo di fare bene in campo, di giocare bene, perché ci stanno i tifosi che già quando perdi 1-0 iniziano a fischiare, giochi bene o giochi male, non se ne fregano niente, quindi normale. Che cosa vi ha detto il tecnico Epifani? Se vi ha detto qualcosa subito dopo il fischio, il triplice fischio dell'arbitro? No, lui ci dice sempre di concentrarsi nella partita. La partita tu ci concentri, a un momento all'altro puoi cambiare i fischi con gli applausi. Ma alla fine proprio della partita vi ha detto qualcosa negli spogliatoi poco fa? Eh sì, ci ha rimontato che non è ancora finito il campionato, possiamo fare altri punti in campo e cerchiamo di migliorare sempre. Amadou, adesso giovedì c'è questa gara con il Brescia. Guardando la classifica, quello del Rigamonti di giovedì è un vero e proprio spareggio salvezza. Eh sì, giovedì cerchiamo di vincere, come l'ho detto prima, cerchiamo di vincere, cerchiamo di allenarsi bene la settimana, quando arriva giovedì è giovedì. Diamo tutto in campo e quello che capita, capita, perché noi non è che andiamo in campo per dire che vogliamo perdere, noi vogliamo vincere e cerchiamo di fare tutto in campo. Ieri nella conferenza pre-gara del tecnico Epifani, lo stesso Epifani ha chiesto alla squadra una gara gagliarda con furore. Avete giocato con questo piglio, secondo te? Sì, secondo me abbiamo giocato come lo voleva lui, perché abbiamo corso, abbiamo creato, abbiamo avuto le opportunità davanti alla porta, però purtroppo non abbiamo avuto la fortuna di fare il gol. Una partita, perché ora si pensa già alla sfida di giovedì, una partita assolutamente da non fallire. Bisogna recuperare anche una certa tranquillità nello spogliatoio, che è difficile però da recuperare con questi risultati. Eh sì, purtroppo le spogliatoie siamo tutti tranquilli perché sappiamo che possiamo fare quelle che vogliamo fare in campo, però purtroppo i risultati non sono noi che decidiamo se vinciamo o no, noi cerchiamo di fare, se alleniamo, Dio decide, quando decide che perdiamo, perdiamo. Mamadou, la classifica comincia a far paura? Ma Sì, purtroppo comincia a fa paura per forza, perché al 3-12esimo, così 13esimo, così inizia a fare paura per forza.